È la rappresentazione della natività per eccellenza nella città di Trani, così da più di 40 anni. Il presepe di Piazza Libertà, motivo di orgoglio per la gente di qui, ha maggior ragione quest'anno, rimasto in forse fino all'ultimo momento, fortemente voluto dalle associazioni dei commercianti dell'ASCOM. Un presepe artistico, lo definisce chi della materia se ne intende, quasi a sottolineare che non siamo di fronte alla solita grotta e agli stessi personaggi di sempre. È la rappresentazione a tre dimensioni dell'evento raccontato dalla Bibbia all'aperto in una delle piazze più suggestive della città. Un presepe fatto con materiale povero, grazie ad un particolare effetto ottico, i personaggi che lo animano sembrano quasi di dimensioni umane. Carlo Scarcella è l'artista che lo ha ideato, lo stesso che ha lavorato alla realizzazione di un presepe nella parrocchia di Sant'Anna in Vaticano. È un presepe che ha sempre attirato tanta gente proprio per la sua bellezza artistica. E quest'anno il presepe è stato realizzato per la prima volta coprendo ancora la fontana di Piazza della Libertà, che per molti anni non si copriva più, e si sviluppa in lunghezza con uno sfondo e la grotta posta in primo piano. Dal suo sfondo è rappresentato un ideale Betlemme, è una strada tortuosa, attraversa il presepe tra rovine immaginarie e ponti e giunge fino al primo piano, la scena della Natività, vero fulcro dell'intero presepe, e che è stata volutamente posta in primo piano proprio per rendere ancora più importante la scena, che è giusto che abbia un posto privilegiato all'interno del presepe. Natale senza il presepe di Piazza Libertà non sarebbe neanche immaginabile da queste parti. La scena della Natività che avviene sotto lo sguardo attento della Madonna Immacolata. La grotta, fulcro della scenografia, simbolo dell'unica vera meta che l'uomo è invitato a raggiungere. Volessimo parlare di tecniche di costruzione di questo presepe. I materiali impiegati sono, secondo l'antica tradizione dei presepi cittadini, materiali poveri. Tra cui la bellissima pietra di Trani, che quest'anno abbonda nel presepe, e poi altri materiali poveri come terra, muschio, erba, che combinati insieme rendono un effetto scenografico molto bello e secondo me adatto proprio a questo tipo di presepe che viene realizzato all'esterno, quindi in una piazza soggetto alle intemperie, quindi comunque non in un luogo chiuso. Una tradizione antica, uno dei simboli della cristianità che resiste agli attacchi del moderno, forse anche più del crocifisso, che affascina anche chi non crede alla figura di Cristo. È con questa immagine di donne musulmane che visitano il presepe che vogliamo concludere, segno dei tempi che cambiano, dell'avvio di un dialogo tra religioni diverse, il nostro modo per augurare a tutti Buon Natale.